Finalmente abbiamo una delle parabole più misteriose del Vangelo, l'amministratore infedele. Questo è alto tradimento. Infedele, già questa parola. Che poi siamo sicuri che è infedele? Come ha detto? No, perché nel Vangelo c'è una voce di corridoio che dice che è infedele. Forse ruba i beni del padrone e al padrone questa voce arriva. Ma non si sa se è vero. Non c'è scritto. Insomma, fatto sta che il padrone, per non sapere né leggere né scrivere, gli toglie l'amministrazione, che non si sa mai. E mo io, se fossi stato al posto suo, avrei alzato la mano per dire guardate che c'è un errore. Ma chi gli avrebbe creduto? Oggigiorno crediamo più agli scandali che alle persone per bene. Allora quest'uomo si studia una strategia saggia. Chiama i debitori e gli condona parte del debito. E questo chi lo fa? Lo fa solo chi sa amare, non chi sa rubare. Perché chi ruba, prende. Chi ama, regala e basta. E infatti il padrone, vedendo questo atteggiamento, capisce che quell'amministratore non è così infedele come dicono e lo definisce addirittura saggio. E in altre parole, qual è la morale? Il padrone è Dio, e vabbè, l'amministratore sei tu, e vabbè. I beni che hai intorno, cose o persone, te le ha date Dio non per possederle, ma per usarle bene. Infatti si chiamano beni. E che succede? Che nel momento in cui la vita stessa ti accusa di sbagliare, giustamente o ingiustamente che sia, si testa chi sei veramente. Uno che ama o uno che ruba. Ma tu ama e regala sempre. Perché se rubi ti restano le cose, ma se ami ti restano le persone.